Quindi dico, cioè, allora, intanto io non volevo entrare nei dettagli, volevo apposta rimanere nella mozione generica proprio perché lo studio deve essere fatto a tutti i livelli. Per esempio, se iniziamo a parlare qualcuno dice mettiamo un argine a Garibaldi e ci siamo fatti fuori altre abitazioni all'isola, anziché prendersi un metro se ne prenderebbero due se facessimo una cosa del genere. Ecco perché il piano deve essere studiato nella sua interezza. Allora, gli emendamenti di Indovino comunque sono accettabili perché condivisibili, vanno a specificare, però spero che non siano solo quelli. Quindi, come dicevo, l'emendamento di Luzzi che riguarda, cioè, è ottimo, insomma, avere i livelli, anche se non è tutto, anzi, se potessimo aggiungere anche le precipitazioni in tempo reale in tutte le stazioni del servizio sarebbe meglio. Perché ad oggi ad esempio le precipitazioni è possibile prenderle, però bisogna andare online, selezionare un intervallo, ma dopo tanto tempo. Va bene, basta così, bastano i livelli, va bene. Quindi niente, era per dire che se non ci si argina bene, Presidente Simi, le pompe non ce la fanno a buttare via l'acqua. Cioè, visto che, scusate, perché dobbiamo farla entrare l'acqua quando possiamo non farla entrare e quindi non spingerla? Poi l'altra attenzione comunque è a tutte quelle strutture che effettivamente mostrano dei cedimenti. Allora, mettiamo così ai bucci. Faccio una dichiarazione di voto più che un intervento. Ovviamente non si può non essere d'accordo con questa mozione, un po' meno sugli emendamenti, ma essendo stati accolti dal proponente della mozione voteremo comunque a favore di questa mozione. Ci sembra alquanto strano che si debba vedere un quartiere, una zona in ginocchio dopo mesi di discussione per la inutilità delle vie d'acqua, dove si vogliono spendere milioni di euro, e oggi in queste ore, in questi giorni abbiamo sentito che le vie d'acqua sono inutili e che quei soldi verranno utilizzati per far fronte alle esigenze delle esondazioni del Seveso. Io credo che a questo si doveva arrivare prima. Io penso che un'amministrazione attenta al problema, visto che ci si rimpalla spesso di chi ha fatto di più e chi ha fatto di meno e chi non ha fatto nulla, anziché litigare con i cittadini dei quartieri dove volevano costruire le vie d'acqua, che erano contrari alla costruzione delle vie d'acqua, ci si poteva attrezzare per avviare dei ragionamenti, dei progetti per migliorare la situazione, o quantomeno per cercare di dare delle risposte immediate anche ai pronti intervento che necessitano quando ci sono le esondazioni del Seveso. Quindi credo che da questo punto di vista si sia perso tempo e l'amministrazione abbia sbagliato in pieno rispetto alle valutazioni prima delle vie d'acqua e poi si è ravveduto. E quindi, detto questo, io credo che al di là dei ringraziamenti che si possono fare in via formale alle forze dell'ordine, alla protezione civile, un ringraziamento all'AMSA per il lavoro che sta svolgendo e che ha svolto anche nelle passate esondazioni, io credo che da questo consiglio di zona debba partire una richiesta di riconoscimento più ufficiale da parte della città di Milano, da parte di questa amministrazione, che può vedersi con una consegna dell'Ambrogino d'Oro o di trovare altre forme di riconoscimento per il lavoro che devono svolgere, perché è una cosa molto impegnativa, soprattutto per le difficoltà che incontrano nell'intervenire con le macchine posteggiate e via dicendo.
credo che il problema degli allarmi e quant'altro possa servire fino a un certo punto se le esondazioni arrivino di notte, perché la gente dorme, quindi non c'è neanche il traffico. Il problema è eventualmente durante la giornata, dove c'è la mobilità massima tra chi va a lavorare, chi torna, chi è in giro per i servizi e quant'altro, che possono veramente avere dei problemi e delle forti difficoltà. Quindi credo che da questo consiglio di zona possa partire un riconoscimento maggiore e più forte di quello che è solo quello formale. Grazie. Grazie, quindi mettiamo in votazione la mozione con l'emendamento del consigliere Indovino e con l'emendamento del consigliere Carraro, dei due consiglieri. Mettiamo in votazione. Presidente, ma non c'è quello di Luzzi? Certo, consigliere Indovino, consigliere Carraro, consigliere Luzzi. Agitati. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 35, contrari 0, astenuti 0, approvato. Prima di mettere in discussione il punto numero 7 e i punti successivi, dobbiamo porre in votazione il prolungamento dell'orario. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 20, contrari 13, astenuto 1, approvato. Passiamo al punto numero 7, quindi iscrizione dell'associazione Vivi Down Onlus all'albo zonale delle associazioni. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo, iscrizione dell'associazione culturale Sonenalè all'albo delle associazioni. Un'associazione che si occupa di arte. Chiudiamo la votazione. Presenti 28, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 0, approvato. Approvazione delle iniziative presentate da... Passiamo al punto 9, associazione La Campagna del Bel Canto, associazione Ikikomori. La parola alla Presidente della Commissione Politiche Sociali e Salute, Giovanna Mizzau. Sì, grazie, le do per lette, le rinomino solo. Una è la richiesta dall'associazione Compagnia del Bel Canto per un concerto per le festività natalizie. Sono stati concessi 1.800 euro, va compresa dai fondi MAP, più l'auditorio Cagranda, più la civica stamperia. Il secondo è un'iniziativa denominata Vincere l'azzardo, proposta dall'associazione Ikikomori, 2.000 euro dai fondi MAP, basta. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 1.
Approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0. Approvato. Passiamo al punto successivo, punto 10, proposta di integrazione delle postazioni relative agli artisti di strada. In zona 9, la parola alla Presidente della Commissione Cultura, Vanessa Senesi. Grazie Presidente, cercherò di andare veloce. Giusto la premessa, vi ricordo che il 6-2-2014 è pervenuta la richiesta di parere dalla Direzione Sport e Benessere e Qualità della Vita e progetti speciali in merito alle proposte di modifica delle postazioni già esistenti e istituzione di nuove postazioni relative agli artisti di strada. È un albo approvato e proposto dal Comune di Milano che ha lo scopo di rendere più fruibile da parte dei giovani e degli artisti di strada tutta la città. In più commissioni congiunte commercio e cultura abbiamo approvato una serie di la libera espressione artistica, quindi abbiamo svolto con più sedute una mappatura della città che di volta in volta però di fronte alle necessità e quindi alla vita della zona andiamo a modificare per rispondere quindi alle nuove necessità. In commissione il 13-11 abbiamo analizzato la proposta di integrazione relativa a Piazza Gasparri, Largo San Dionigi, via Valmaira e via Oroboni, dove stiamo per tra l'altro svolgere, mi auguro, delle iniziative di carattere natalizio con le street art. Quindi questa è la proposta della Commissione Congiunta Cultura e Commercio. Ho terminato. Mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione, chiudiamo la votazione. Presenti 29, favorevoli 25, contrari 4, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione il punto successivo, punto 11, parere relativo a via Cosen 16-18, consistente alla manutenzione straordinaria e parziale a sanatoria. La parola al Presidente della Commissione, Luca Simi. Sì, grazie. Allora io leggo solo il dispositivo della delibera, cioè si delibera di esprimere parere favorevole in merito all'intervento di manutenzione straordinaria parziale sanatoria di via Cosen 16-18. Siamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 30, contrari 1, astenuti 3, approvato. Passiamo al punto 12, parere relativo a via Carlo Farini 57, consistente nel recupero volumetrico esistente a piano sottotetto, creazione di numero 3 unità immobiliare. La parola al Presidente della Commissione Territorio, Luca Simi. Sì, anche per questa leggo solo il dispositivo di delibera. Di esprimere parere negativo in merito all'intervento di recupero volumetrico esistente al piano sottotetto, articolo 3 legge regionale 4 del 2012, piano casa, creazione di 3 unità immobiliari in via Carlo Farini numero 57. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione.
Presenti 35, favorevoli 33, contrari 2, astenuti 0. Approvato il parere negativo. Passiamo al punto 13. Mozione concernente le tariffe comunali relative sia alle discipline sportive praticate negli impianti sportivi di proprietà comunale, sia all'utilizzo degli impianti sportivi stessi. La parola al primo firmatario, Illuzzi. Grazie Presidente, la leggo brevemente. Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale 1831 del 29 giugno 2014 vengono definite le nuove tariffe comunali in oggetto. Avvicinarsi al microfono, se non si sente. Rilevato che all'allegato 1, tabella tariffe, a pagina 5 vengono indicate le nuove tariffe per l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico con l'esposizione di un costo di 12 euro. Considerato che il costo richiesto prima dell'introduzione delle nuove tariffe era di 4 euro, l'aumento applicato è stato introdotto dopo che alle società sportive veniva concesso l'utilizzo delle palestre senza che venisse minimamente prospettato un possibile aumento. Le associazioni sportive, senza scopo di lucro nella programmazione delle proprie attività e dei costi conseguenti, hanno già provveduto alle iscrizioni richiedendo alle famiglie un contributo che considerava lo storico dei costi sostenuti. I costi complessivi, considerando le spese di riscaldamento con aumenti più del 100% e delle spese di pulizia guardiania, espressamente contemplate nella vecchia delibera e non indicate nella citata nuova deliberazione della Giunta, equiparano i costi richiesti a quelli di strutture private. È ampiamente riconosciuta la valenza sociale ed educativa delle iniziative che la maggioranza delle associazioni svolgono sul territorio, oltre ad essere presidio del territorio stesso. La modalità di attuazione delle nuove tariffe per i casi evidenziati dalla presente mozione risulta essere in netto contrasto con le iniziative più volte annunciate ma realizzate alle scuole aperte. La concessione di gratuità viene espressamente definita dalla citata deliberazione di Giunta, allegato 1 alla tabella tariffa, pagina 10, in forma estremamente restrittiva rispetto alle deliberazioni precedenti e senza che si evidenzi un coinvolgimento del Consiglio di zona nella definizione di concessioni meritevoli e rispondenti alle esigenze del territorio per attività svolte dalle associazioni. Per quanto premesso, rilevato e considerato, si chiede che la Giunta provveda ad approvare un atto che permette al Consiglio di zona di valutare possibili sconti percentuali per iniziative ritenute meritevoli e da utilizzare in via transitoria a mitigazione dei disagi conseguenti all'approvazione delle nuove tariffe applicate nella modalità e con le conseguenze descritte, di prevedere l'estensione della gratuità così come precedentemente stabilito e rilevabile dalla specifica allegata, allegato 1 che si può leggere sotto, di esplicitare il coinvolgimento dei consigli di zona per la concessione della gratuità. È semplice con le mozioni per sé, va ad attaccare quello che è passato sotto silenzio, anche se devo dar merito al presidente della Commissione Sport Ucci, che spesse volte, devo dire, si è espresso contro la volontà, quella che una volta la volontà e poi è stato purtroppo un atto concreto da parte dell'amministrazione di aumento sconsiderato delle tariffe comunali. Ecco, tutto questo che sto fatto senza tener conto, uno, di quanto erano le tariffe vigenti, due, senza minimo preavviso e comunicazione, e poi senza passare neanche dai consigli di zona per eventualmente valutare la possibilità di casi in cui poteva essere applicata la gratuità, quindi attività meritevole eccetera. Credo che sia una mozione di buonsenso che va appunto nella direzione di aiutare l'utilizzo dello sport e utilizzare anche quella che era stata sbandierata come iniziativa anche dall'amministrazione delle cosiddette scuole aperte. Capogruppo Velone. Io vorrei fare una domanda al presentatore della mozione, perché la mozione sia veramente di buon senso, bisogna, quando si chiede di diminuire le risorse che l'amministrazione può incassare per realizzare delle attività, bisogna dire da dove si prendono queste risorse. Allora, se diminuiscono le tariffe, cosa che è molto popolare, come se diminuiscono le tasse, diminuiscono i servizi che si possono erogare. Allora, una mozione, se vuole essere seria, deve dire in che modo si rientra da questi costi, perché altrimenti è pura demagogia. Presidente Tucci. Grazie. Devo dire che su questa mozione faccio fatica ad essere contro, per dei semplici motivi. Parto dagli ultimi mesi,
al di là del giudizio su scuole aperte, che era un progetto che se fosse andato in porto come era previsto fin dall'inizio avrebbe potuto dare dei buoni risultati rispetto all'utilizzo delle scuole, delle strutture, sia palestre che aule che altri spazi per il territorio e quindi anche per le società sportive. Così non è stato, è stato un rimbalzo di bozze, mica bozze, proposte, mica proposte, per poi essere ritirata e vedere alla luce soltanto quello che è stato poi definito l'aumento delle tariffe degli impianti sportivi e non solo delle palestre scolastiche, perché l'aumento delle tariffe a Milano riguarda le piscine, riguarda l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, riguarda tutta una serie di attività sportive che servono alla cittadinanza per rimettere in piedi il, diciamo, l'attività motoria a tutte le fasce di età, no? E per la crisi che c'è oggi, economica, sociale, culturale, quello che è, aumentare le tariffe del 100% non fa altro che ridurre la presenza di sport, perché di persone che fanno attività sportive, o anche perché se uno ha la possibilità di andare in un impianto, a questo punto uno va in un impianto privato più o meno, perché le tariffe sì sono differenti ma non tantissimo. Detto questo, io sono favorevole a questa mozione perché sull'aumento delle tariffe comunali ai consigli di zona, ai presidenti delle commissioni, no, adesso le spiego, a settembre c'è stato un tavolo dello sport che doveva discutere di altro e alla fine dell'ordine del giorno di quel tavolo dello sport l'assessore ha chiesto ai presidenti delle commissioni sport di esprimersi loro come presidenti, quindi senza un coinvolgimento delle zone, cosa ne pensavano di questi aumenti delle tariffe, perché ci sarebbe stata una delibera di giunta. Noi abbiamo fatto una commissione, avremmo dovuto deliberare, poi non l'abbiamo più deliberata, ma credo che dovremmo riprendere quel lavoro per portare una mozione piuttosto che una delibera o altro. E la delibera di giunta è stata fatta il 15 di settembre, quindi una settimana, 10 giorni dopo che ci è stato chiesto un parere. Ma non solo, io credo che sia un errore l'operazione fatta dall'amministrazione comunale, dall'assessorato allo sport, non solo per l'aumento delle tariffe sulle scuole, ma anche per i finanziamenti che vengono concessi a Milano Sport. Milano Sport con l'aumento delle tariffe incasserà oltre 1 milione di euro dall'aumento delle tariffe per l'utilizzo delle piscine e di tutti gli impianti che ha in gestione. Ma non solo, è una farsa quella di dire che l'amministrazione comunale riduce il finanziamento a Milano Sport rispetto agli anni passati delle giunte precedenti per un semplice motivo: che oltre al 1 milione che arriva dall'aumento delle tariffe, ne arrivano altri 4 milioni rotti da, come sostegno e come finanziamento da parte dell'amministrazione, ma la cosa più brutta che viene detta in una maniera come per far vedere che si danno solo i 4 milioni è che il Comune di Milano, l'assessorato allo sport, prenderà in carico tutti gli impianti sportivi che necessitano di grandi interventi di manutenzione per una spesa intorno ai 23 milioni di euro se non di più, e quindi questo è un altro tipo di finanziamento che viene dato a Milano Sport. Allora io credo che Milano Sport, essendo una SPA controllata dal Comune, non dovrebbe ottenere quei finanziamenti, e quei finanziamenti dovrebbero essere dirottati per l'abbattimento delle tariffe. Questa è l'operazione che andrebbe fatta da un'amministrazione attenta e seria. Per cui io credo che noi riprenderemo il lavoro sulle tariffe proprio per accelerare, ma partendo anche da questa mozione, io credo che non sia
da respingere. Io voterò a favore di questa mozione perché ritengo giusto che si dia un segnale forte, o almeno si comincia a dare un segnale, che non si può pensare di fare cassa sempre e comunque sull'utenza che vuole svagarsi, vuole andare a divertirsi, vuole quant'altro. Ecco, io credo che sia importante anche per dare un segnale che a questo punto non si può continuare su questa strada. Quindi se uno non tiene neanche conto del decentramento, quindi delle zone, usa le commissioni sport per fare il regolamento sulle scuole aperte, ma poi non lo fa perché pensa di fare altro, perché poi sulle tariffe, poi su tante altre questioni, io credo che si debba iniziare a mettere dei paletti e dei punti fermi rispetto alla inattività e alla inadeguatezza dell'amministrazione comunale rispetto ad alcune attività. Grazie. Consigliere Meroni. Sì, grazie, ma questa mozione potrebbe avere una sua logica se le scuole e le palestre delle scuole in tutta Milano fossero gestite dal Comune. La maggior parte delle scuole vengono gestite dal comitato d'istituto, punto primo. Punto secondo, io vorrei avere una mappatura di tutte le scuole, che hanno la palestra autonoma dal punto di vista del riscaldamento, per poter poi eventualmente intervenire sulla definizione delle tariffe. Io ricordo, ho vissuto queste attività quando ero presidente di una polisportiva e utilizzavo le palestre scolastiche. La maggior parte delle volte, degli anni, noi facevamo attività al freddo, perché pagare la tariffa del riscaldamento per noi era impossibile. Allora, siccome la palestra che utilizzavamo era collegata alla scuola, ci dicevano: se vuoi avere il riscaldamento, noi dobbiamo riscaldare tutta la scuola e quindi la tariffa è questa. Erano 60 euro all'ora. Ricordiamoci. Quindi di cosa parliamo? Parliamo di rimettere in autonomia tutte le palestre per poter dare la possibilità alle associazioni di avere una certa disponibilità delle stesse, oppure facciamo un discorso di abbattimento dei costi a scapito di chi? Perché delle due l'una, se io utilizzo un'aula in una scuola e la voglio riscaldata, riscaldo tutta la scuola, non è che riscaldo solo quell'aula, capisci? Per cui ci andrei un po' cauto a fare una mozione di questo tipo. Io non voterò a favore. Consigliere, non ci sono altri interventi, quindi consigliere Luzzi. Grazie Presidente, grazie agli interventi. Parto subito dalla osservazione del consigliere Meroni. Qui non si sta discutendo sull'autonomia di gestione dell'impianto, ma si sta cercando di intervenire su quella che è le tariffe che le stabilisce l'amministrazione comunale. Per cui di cosa stiamo parlando? Cioè, non capisco veramente quale sia, cioè, che uno abbia un impianto, una struttura piuttosto che un'altra, siamo d'accordo, che uno sia autonomo nel gestirla va bene, ma il punto non è quello. Il punto è l'amministrazione comunale che politica fa rispetto allo sport? Ha una politica che incentiva lo sport o semplicemente una politica volta a raccimolare i soldi a discapito dell'utenza? A me sembra che da questo provvedimento si vinca più la seconda tipo di tesi, secondo tipo di politica che sta sviluppando. Ma ripeto, lo si percepisce anche semplicemente facendo un mero accesso a una piscina comunale. Qualunque piscina comunale, prima la pagavi un tot, adesso la paghi molto molto di più. Allora, io dico che, e ritorno anche rispondendo alla consigliera Melone, non è che devo fare io una previsione di dove va a prendere i soldi, perché non è questo il nostro compito e non è questo che chiede la mozione. E non è che perché non lo faccio allora la mozione è ideologica o è astratta. Io sto chiedendo che la Giunta faccia un atto che permetta ai consigli di zona, noi insieme, di valutare quali sono i vari sconti percentuali per le iniziative ritenute meritevoli, eccetera, eccetera. E stabilire anche i casi di gratuità. Cioè, voglio dire, se noi coinvolgiamo i consigli di zona per verificare quando è che si possono, vuol dire, quali sono le attività o quali sono quelle associazioni o quali sono appunto quelle attività meritorie che vengono fatte, che, per cui si può utilizzare il criterio della gratuità,
allora cioè, non, eliminiamo i consigli di zona o eliminiamo la delega, eliminiamo le commissioni di sport. Cioè, vuol dire, noi su che cosa interveniamo? Su che cosa interveniamo? Se non possiamo neanche intervenire, se non possiamo neanche intervenire e non siamo neanche interpellati sulla modifica delle tariffe perché viene fatta dall'alto. Cioè, mi sembra che in questo consiglio ci sia qualcuno che il lunedì parla di decentramento e possibilità di intervenire a livello locale su alcune tematiche, poi quando l'amministrazione decide per conto suo, anziché arrabbiarsi e dire ma caspita, l'amministrazione centrale ha deciso senza neanche interpellarci, dice no, va bene così, poi vabbè, fa niente se le tariffe aumentano del 200% e a noi non ce lo comunicano niente, tanto voglio dire, noi siamo qua a raccontarcela su, no, invece io credo che un lavoro serio da parte di qualunque consigliere in zona dire attenzione, che prima di fare interventi che hanno un effetto assolutamente dannoso nei confronti dell'utenza e ci toccano direttamente, attenzione, interpellateci, altrimenti vuol dire che cosa ci stiamo a fare. Ecco, il mio intervento era semplicemente volto a questo, poi sarà l'amministrazione a dire i soldi dove va a reperirli, ma ripeto, io non chiedo neanche di diminuire le tariffe, dico semplicemente di coinvolgersi in questa decisione relativamente ai prezzi nelle strutture degli impianti sportivi. Poi vuol dire, uno è contento di pagare il 200% in più senza essere coinvolto, vuol dire liberi tutti, cioè non è un problema, ognuno la pensa diversamente. Io ritengo che sia un atto unilaterale vessatorio nei confronti dei cittadini assolutamente inammissibile. Grazie, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione, presenti 24, favorevoli 16, contrari 6, astenuti 12, approvato. Passiamo al punto successivo, punto 14, mozione concernente la richiesta di interventi di sistemazione e modifica delle pendenze relative al vialetto d'accesso di Viale Suzzani della scuola San Lupertini a Thomas Mann. La parola al primo firmatario. Pellegrini. Consigliere Pellegrini. Grazie Presidente. Niente, non la leggo, visto l'orario, voglio solo dire che è già stata votata qualche tempo fa. Aspettavamo una risposta dall'assessore Rosa che non ci ha dato e quindi secondo me è il caso di renderla, di votarla a favore. Grazie. Grazie consigliere Pellegrini. Presidente Loconso. Grazie Presidente. Non c'è dubbio che il vialetto d'accesso della Thomas Mann abbia bisogno di un intervento. D'altro canto, martedì avremo la commissione con l'assessore Rozza sui lavori da fare nel prossimo periodo e cercheremo di fare, diciamo, un ragionato elenco di priorità. Io sarei per aspettare questa occasione per fare un elenco di priorità, perché non è detto che, diciamo, il dialetto venga prima di altri. Io francamente non sono per votare positivamente questa mozione. Grazie. Grazie Presidente. Velocissimo, quando è venuto l'assessore Rotta in commissione l'altro giorno, mi sono fatto portavoce del collega Pellegrini che era impegnato, ho parlato con l'assessore, mi ha chiesto di riscrivergli la problematica del dialetto, mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere in tempo zero che comunque il problema di non aver fatto il lavoro era dovuto alle piogge, non mi ha risposto, sono passate altre due settimane, direi che è una mozione solo per, è un sollecito Presidente, questo, niente di più, grazie. Mettiamo in votazione. Vuole sostituire anche l'assessore?
fare tutto lei. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 14, contrari 17, assenti 3, respinto. Passiamo al punto 15, mozione relativo al nuovo ruolo dei consigli di zona nella città metropolitana. La parola al primo firmatario, capogruppo Fede Pellone. Grazie Presidente, la do per letta perché l'ora è tarda, anche perché dopo questa giornata di consiglio continuo a pensare che se non facciamo delle cose importanti per far sì che all'interno dello statuto della nuova area metropolitana si diano dei poteri a queste zone, effettivamente quello che facciamo qui è effettivamente molto triste. Mettiamo in votazione il capogruppo, consigliere Medolago. Presidente Medolago. Grazie Presidente. No, è finito? Babbo Natale normalmente. Comunque io volevo solo tranquillizzare il capogruppo Fede Pellone, che in Consiglio Comunale, soprattutto nelle commissioni affari istituzionali, si sta lavorando per modificare lo statuto che tenga conto appunto dei poteri. Vedo che non frega. A te sì, grazie. Che praticamente tiene conto delle nuove diciamo possibilità che avranno i consigli di zona, che come ben sai cambieranno anche nome e diventeranno municipi. Grazie. Capogruppo Melone, poi consigliere Ferrario. Grazie Presidente. Nell'inizio di questa seduta io ho chiesto anche che a conferma di questa esigenza venga convocata una commissione di decentramento. Fede Pellone, sto intervenendo sulla sua mozione. Ho chiesto che venga anche convocata una commissione di decentramento, invitando sia l'assessore responsabile per illustrare a che punto siamo, sia con lo statuto sia sulle attività che riguardano il decentramento e il ridisegno delle zone. E la mia proposta è anche che all'interno della nostra zona venga avviato un gruppo di lavoro, all'interno della commissione, un gruppo di lavoro che si occupi appunto del decentramento per essere propositivi anche in questa fase, senza aspettare il momento in cui ci venga richiesto il parere. Grazie capogruppo Melone. Consigliere Ferrario. Grazie Presidente. No, ritengo assolutamente puntuale la mozione, anzi a essere sincero avrei voluto settimana prossima presentare un documento molto simile, mi riservo sicuramente di farlo. Ritengo doveroso l'impegno dell'amministrazione comunale e uno stimolo che parta proprio dai consigli di zona nella direzione della volontà da parte sicuramente del gruppo di NCD di andare a costituire quella che è la città metropolitana attraverso un'elezione di primo livello. È un passaggio irrinunciabile, è un passaggio democratico ed è evidente che quella è la direzione da seguire. Oggi le politiche che l'amministrazione comunale di Milano sta seguendo sono in tutt'altra direzione. Quelli che sono i lavori che oggi avvengono all'interno del Comune di Milano nella commissione di decentramento sono a dir poco insufficienti, e anzi quello che è capitato dal 2011 a oggi è esautorare i consigli di zona rispetto a alcune funzioni, quali ad esempio la gestione delle biblioteche o delle aree verdi, che prima erano in capo quasi direttamente alle zone. Ecco, allora se questo è il senso del lavoro che viene svolto all'interno della commissione di decentramento, bisogna fare sicuramente qualche riflessione, mettersi l'anima in pace e pensare che la città metropolitana democraticamente eletta non verrà mai costituita. Questa è una cosa a cui non voglio credere, mi sembra giusto strumento per solleticare l'amministrazione in questa direzione, quindi parere assolutamente positivo.
Grazie, se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione, presenti 31, favorevoli 30, contrari 1, astenuti 0, approvato. Passiamo quindi alle mozioni che sono state presentate nella seduta odierna e che hanno raggiunto il numero sufficiente di firme per essere discusse. Andiamo in ordine di presentazione. Allora, la prima è la mozione presentata dal consigliere Abbiati relativa, e firmata e sottoscritta da un numero considerevole di consiglieri per essere discussa immediatamente e relativamente allo sgombero dell'area abbandonata ex Oerico. Non ho più nulla da aggiungere a quanto detto prima, ringrazio tutti i consiglieri che hanno voluto sottoscrivere e per gli altri mi spiace, ma forse non hanno capito il problema. Grazie. Mettiamo in votazione.